Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati nella cucina di Due Chiacchiere. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Buongiornissimo. No, buongiornissimo no. Adesso speriamo lo diventi un buongiornissimo dopo aver ovviamente passato insieme questa oretta cucinando, mangiando, degustando, insomma catturando qualche idea che tu ci consiglierai. Ma qualcosa. Comunque noi siamo pronti per continuare questa nona stagione, dai, che yes. Belli carichi, belli carichi. Super. Con due ricette meravigliose, sì. Che io la non prima so, quindi ho detto meravigliose lo stesso. No, invece speriamo, lo sai già perché ho visto che hai spiato tutto quanto. Io non vado a spiare, io controllo. Ti informi. Io controllo la dispensa. Ah, okay. Praticamente voi sapete che io arrivo, adesso sveliamo qualcosa ai nostri telespettatori così conoscete fin sempre più da vicino Due Chiacchiere. Allora io entro e controllo la dispensa. Assaggio, mangiucchio. Per quello che mi mancano metà delle mandorle che mi servono oggi. Bravo. Come hai controllato? E anche quelle degli anni passati. Ok. E poi cerco di capire, insomma, quali saranno le ricette di oggi. Quindi andiamo a svelarle. Svegliamo, la prima sarà molto particolare perché prepariamo un pollo con le mandorle e le susine o le prugne. Dopo diamo un po' di consigli per scegliere naturalmente come completare il piatto. Sì. Seconda ricetta invece facciamo un classicone, quindi ricotta e pere. Invece che farlo nella versione torta classica, faremo una versione al bicchiere. Quindi un qualcosa da preparare anche più in fretta rispetto esatto, alla torta. Esatto. E quindi magari un dessert che... Tempi molto più veloci. Certo, potete anche, tra virgolette, improvvisare. Ecco, magari bravo. Preparare meno tempo. Se già avete degli amici o parenti simpatici che vogliono capire, vi chiamano e dicono minuto. Siamo da voi. Allora, esatto. Beviamoci il nostro bicchiere di acqua buona, prepariamo le nostre papille gustative, voi preparatevi, rimanete con noi, vi lasciamo a pochissima pubblicità, ma ritorniamo subito per insomma, cucinare insieme e passare queste due chiacchiere in cucina. Cominciamo la nostra puntata di oggi, Due Chiacchiere in Cucina, ovviamente benvenuti a tutti se vi siete messi in visione, in ascolto solo adesso, Marco Calzolari in cucina, questa è la tua settimana, allora avevamo preannunciato i piatti di oggi, quindi partiremo con questo pollo con susine e mandorle, esatto. Io sono molto curioso anche perché poi andremo a scoprire perché prugne, susine, insomma, andiamo a scoprire anche qualche dettaglio, certo. Per ora andiamo a scoprire gli ingredienti che ci occorrono per preparare questo piatto. Allora, pollo con susine e mandorle, quindi cosa servirà? Il pollo, perché è necessario, 600 g di petto di pollo, 200 g di prugne o susine, 20 g di fecola di patate, 50 g di salsa di soia, 50 g di mandorle con la buccia, 2 carote, un porro, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Questi sono gli ingredienti. Senti, susine o prugne? Sì, diciamo che è di libera interpretazione, nel senso che a me piaceva proprio abbinare un frutto dolce, magari anche bello sugoso appunto, che potesse accompagnarsi alla salsa di soia e agli altri ingredienti che compongono un po' un classicone, cioè il pollo con le mandorle, classica ricetta che viene fatta credo in tutti i ristoranti asiatici del mondo, reinterpretata un pochino, quindi ti dicevo volevo aggiungere qualcosa di un pochino più dolce a questo piatto. Che poi posso quindi, dire una cosa, questi dimmi. Piatti che tra l'altro ci stai proponendo sono anche dei piatti che secondo me si possono vanno mangiati lentamente perché avendo questo connubio di vari gusti anche a volte opposti tra loro sì, la salsa esatto. di soia e la susina sono due contrasto. Gusti veramente in contrasto quindi il bello è che sono questi piatti che si possono degustare con calma scoprire tutti i profumi, i sapori e creare un momento di pausa meraviglioso all'interno yes. della giornata assolutamente sì. Allora, partiamo innanzitutto con le verdure, quindi sbucciamo le nostre carote
Io ho già mondato il porro, cerchiamo di utilizzare solo la parte un pochino più bianca, quindi evitiamo la parte verde, che comunque possiamo utilizzare magari per delle zuppe, quindi non buttiamo via niente, ma in realtà in questa ricetta sfruttiamo essenzialmente la parte bianca. Quindi partiamo proprio da questo, facciamo delle rondelline con il nostro porro e faremo anche la stessa cosa con le carote. Quando prepariamo ricette di diciamo in stile asiatico, a me piace comunque anche riportare un pochino quelle che sono le abitudini, per dire anche di servizio o di taglio. Quindi ad esempio le carote non tagliamo la classica rondella, quindi rotonda come siamo abituati a farla, magari insomma come magari ci hanno anche insegnato così proprio le nostre mamme, ma cerchiamo di farla, si chiama taglio a flauto, quindi in diagonale. Ah, okay. Quindi non una sezione tonda tagliandola dritta, ma proprio facendo un taglio di questo tipo. A flauto? Viene, esatto. Sì, perché sembra l'imboccatura del flauto. Esatto, infatti viene chiamato così, o anche taglio orientale. Cerchiamo di non farle troppo spesse, anche perché naturalmente in questo caso diventano un po' più grandi, però effettivamente quando pensiamo al pollo alle mandorle che mangiamo al ristorante cinese, molto spesso lo vediamo appunto accompagnato con delle verdure con un taglio di questo tipo. Allora spiegami una cosa, tu adesso le stai mettendo in padella così proprio a crudo. Adesso aggiungiamo nulla. Ovviamente un pochino di olio, sempre per le varie preparazioni. Cosa che volevo sottolineare, Leo, cuociamo in due padelle separate, perché voglio tenere le verdure con le susine da una parte, mentre il pollo inizierà a rosolare da solo in una pentola un attimino più capiente, dove poi insomma andremo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Quindi innanzitutto iniziamo a saltare le prime verdure, io intanto continuo con la carota. Per quanto riguarda le susine, io dicevo, possiamo in realtà utilizzare anche la prugna, dopo sai, dipende anche da quelle che ci piacciono di più, se vogliamo una cosa che sia un attimino più succosa, la susina naturalmente darà un pochino più di sughetto all'interno della nostra preparazione. Se invece mettiamo le prugne, normalmente sono un attimino più asciutte perché hanno la pasta lievemente diversa, ma diciamo che la resa di sapore è comunque ottima, è ottima in entrambi i casi. Ma in realtà c'è una diatriba enorme, o comunque una, adesso non credo sia una querelle proprio, però una, diciamo così, una controversia sulla differenza tra prugna e susina, perché molto spesso vengono confuse e ci sono varie teorie che effettivamente si basano per la distinzione tra i due frutti su su delle caratteristiche completamente diverse tra di loro. Per esempio, una teoria si basa su questo e dice che la susina è il frutto fresco. In realtà si sostiene che sia lo stesso identico frutto, solo che la susina è il frutto fresco, mentre la prugna è il frutto essiccato, le famose prugne secche, oppure il frutto cotto, no? Si cuoce la susina, diventa prugna. Questa è una teoria. Mentre c'è un'altra teoria che dice che la differenza sia legata più a questioni botaniche e in particolare all'aspetto dei frutti. Quindi la susina, come stai usando tu, è tonda, più tonda, è morbida, esatto. Mentre la prugna è quella più allungata, leggermente ovoidale, e che ha il colore più blu-violaceo, questo è più tendente alla... La buccia sembra anche un attimino più spessa. Sì, è vero. Ed effettivamente il colore è un pochino più intenso. E anche quella parte cerata, cioè quella piccola patina che lasciano sulla parte esterna, è sicuramente più accentuata sulla prugna, quindi su quella dalle forme un attimino più allungate. Noi adesso stiamo utilizzando delle susine che hanno delle misure notevoli, nel senso che sono già abbastanza grandi. Quindi io vi consiglio di tagliarla in quarti se è piccolina. Eventualmente, anziché il quarto, facciamo ottavo, quindi prima la tagliamo in quattro e poi ulteriormente per ottenere degli spicchietti di questo tipo. Allora, l'olio adesso sta andando già in temperatura, quindi le nostre verdure iniziano a rosolarsi. Quando c'è il porro, a me piace partire con la temperatura un pochino più alta, perché inizia a caramellarsi lievemente. A me piace molto questo effetto qua, che poi nella parte finale del piatto dà quella risultanza un po' sbruciacchiata sul porro, che a me piace che tantissimo. Che è buonissimo, perché va un attimo a mitigare la dolcezza del porro e dà quel senso di affumicato che è proprio ti invoglia anche a continuare a mangiarlo, no? È proprio un innesco quasi all'appetito. Allora, possiamo già aggiungere le prugne, anzi, perdonami, le susine. Ok, adesso non cominciamo. Adesso che iniziamo a fare della confusione dopo che abbiamo fatto tutto sto preambolo, no? No, perché effettivamente anche trovare informazioni sull'argomento non è facile, perché poi entrano anche le regionalità, no? Il modo di dire, ognuno nel proprio dialetto, ognuno nel proprio
modo di... credo che si possano chiamare in 2000 modi, perché ogni dialetto, ogni provincia ha magari i suoi nomi dialettali che molto tutti siamo d'accordo su quello, sull'utilizzo che per la propria salute si fa, nel senso che comunque hanno, sono ricche di sali minerali, hanno poche calorie, quindi fanno molto bene e poi aiutano, insomma, diciamo così, la fisiologia. Ecco. Esatto. Vabbè, allora, un pizzico di sale per quanto riguarda le verdure. Stiamo attenti con il sale, diamone davvero un pizzico appena appena, perché fra gli ingredienti che hai letto anche poco fa c'è la salsa di soia. La salsa di soia, ricordiamo che è un elemento altamente... contiene davvero tanto, certo, sale, quindi dà davvero un apporto di sapore bello importante, quindi cerchiamo di non salare eccessivamente. Allora, le verdure le facciamo andare da sole, adesso ci dedichiamo al pollo. Pollo possiamo utilizzare sia il petto, da ridurre a bocconcini, tipo una sorta di spezzatino. Se invece lo prendete a fette come abbiamo fatto noi oggi, creiamo naturalmente delle strisce che cuociono tra l'altro in modo un pochino più rapido. Stile straccetto? Quindi, esatto, come se fosse proprio uno straccetto. Quindi allora, facciamo... mentre tu vai a preparare il pollo, sì? Vi diamo altre indicazioni, altre curiosità, insomma, sulle susine e sulle prugne. Allora, le susine in genere, comunque questo frutto, si può trovare di due gruppi, o sono euroasiatiche oppure cino-giapponesi. Allora, la cosa curiosa, per esempio, le prime, le euroasiatiche, forma ovoidale, quindi proprio le prugne con nocciolo staccato dalla polpa, e si spaccano proprio bene, no? Dietro le spicagnole. Mentre le cino-giapponesi sono arrotondate, nocciolo aderente alla polpa. Per farvi capire, di questo gruppo fanno parte le famose gocce d'oro, che maturano in luglio, insomma sono gialle, forma sferica, oppure le Santa Rosa, che hanno la buccia rossa con la polpa di colore giallo-rosato, che sono... molto dolci, tra l'altro molto buone, e la sangue di drago, che ha la polpa rosso rubino, e poi insomma ci sono anche le settembrine, ma lì si va proprio in California, le Blue Diamond o le Black Star, insomma sono varie caratteristiche. Comunque fanno veramente bene anche per le ossa, sono un toccasana per le ossa, e vengono usate anche come ingrediente per la cosmesi, per la quindi cosmesi, creme di bellezza e via. Una crema alla prugna? Una crema alla prugna. Mi mancava. Ma voglio dire, c'è gente che si mette il cetriolo sugli occhi, si mettiamo perché non ci possiamo mettere prugna. Delle prugne. Voglio dire. Con mosche annesse che ti seguono. Che allora, belle immagini. No, buon appetito a tutti. Non dire così. Allora, facciamo cuocere il nostro pollo in solitaria per qualche minuto, quindi dobbiamo dargli essenzialmente un pochino di calore. Quando vediamo che inizia a diventare bianco, possiamo aggiungerci anche le nostre mandorle. In questo caso io ho scelto le mandorle con la buccia perché mi piacciono un pochino di più, sono un po' più saporite in fin dei conti rispetto a quelle sbucciate. Mandorle tostate e non salate, ovviamente. Assolutamente sì, bravissimo. Le andiamo ad unire al nostro pollo. Ovviamente così. Io ho messo un filo d'olio alla base, hai visto? Sì. Prepariamo l'ultimo elemento che ci servirà per continuare la cottura, ovvero la salsa di soia. Una delle caratteristiche dei piatti asiatici, non so se sei d'accordo con me, è proprio la cremosità. Cioè molte certo. volte quando ordiniamo il pollo, il maiale in agrodolce, il pollo alle mandorle, ha sempre questa salsina molto invitante, bella lucida. La salsa in questione si prepara essenzialmente con questi due ingredienti, quindi la salsa di soia e la fecola di patate. La fecola di patate non va mai utilizzata direttamente a caldo, quindi errore sarebbe infarinare la carne con la fecola di patate. Viceversa, la cosa giusta da fare è scioglierla a freddo all'interno di un liquido, quindi direttamente nella salsa di soia. Va stemperata, quindi la dobbiamo mescolare un pochino. Solo quando vediamo che si è sciolta all'interno del nostro liquido, la possiamo unire al preparato. Se la si utilizza a crudo, Leo, otteniamo un effetto decisamente sbagliato, cioè va a gelatinare immediatamente, quindi rischiamo di trovarci grumi gelatinosi qua e là, che in realtà non fanno quella bella crema che noi ci aspettiamo. Ma, ripeto, va sempre stemperata in un liquido proprio per creare quella cremosità direttamente in cottura. E poi andrà ad abbracciare il pollo, perché poi si crea un po' questa copertina, no? Esatto.
sembra quasi proprio glassato ogni pezzettino di pollo. Quindi adesso che noi l'abbiamo sciolta, quindi nella nostra, vedete, salsa di soia, usata a freddo non fa grumo. Noi adesso la versiamo qui all'interno e procediamo naturalmente la cottura. Il pollo naturalmente deve cuocere bene, quindi dobbiamo controllare che non resti indietro la cottura, e soprattutto se vediamo che si asciuga eccessivamente possiamo aggiungere anche un goccino di acqua. Le verdure le facciamo andare da sole fino all'ultimo, quindi sarà solo alla fine che si incontrano i due elementi che noi stiamo appunto preparando separatamente. Allora, questo a fuoco lento le verdure, vero? Ma il pollo facciamolo pur cuocere a temperatura un attimino più alta, le verdure teniamo invece il fuoco abbastanza basso. Perfetto, noi come sapete in ogni puntata vi regaliamo qualche consiglio per una corretta alimentazione, quindi sentite quelli che vi proponiamo oggi. Pronti per scoprire altre informazioni importanti riguardanti il nostro benessere, la corretta alimentazione, un'attività sportiva decente, perché insomma io metto sempre il mio in mezzo, e quindi è tornato Alberto Piovanna. Ciao Leo. Il nostro consulente in alimentazione, personal trainer. Allora Alberto, parliamo di un argomento che è un po' sulla bocca di tutti adesso, sì. No? Per fortuna, nel senso che è una cosa molto molto importante, perché si dice di mangiare bene, vivere sani. Allora, quanto è importante scegliere i prodotti giusti, ok, da mangiare, e quali sono, e soprattutto anche insomma, uno sguardo alla sostenibilità di questi prodotti. Direi fondamentale, no? Anche perché il cibo è uno dei piaceri della vita, quindi quello sì, quella è la base. Esatto. Però allora l'importanza poi oggi si sente parlare sempre più spesso, no, di sostenibilità, certo. Un occhio di riguardo al prezzo, ma non è tutto. Allora, preferire quelli che sono i cibi di stagione, ma non mi riferisco solamente all'agricoltura, quindi di frutta e verdura, ma anche per esempio nei mari per le specie ittiche. È vero. Sulle cose. E in realtà ci permette di nutrire il nostro corpo con macro e micronutrienti dal valore biologico molto maggiore. Certo. Scusa il gioco di parole. No, è vero, è vero. A differenza dei prodotti poi a lunga conservazione o eventualmente conservati nelle celle frigorifere, perché abbassano tantissimo il loro valore di vitamine e minerali. Un esempio molto molto semplice possono essere le arance, possono essere le mele. Nel momento in cui vengono conservate per lungo tempo, alla fine, all'atto della nostra consumazione, riducono addirittura del 2/3 il valore di vitamina C presente al loro interno, come cali importanti magari ci sono anche sulla vitamina A, eccetera. Altri tipi di vitamine, ad esempio la famosa vitamina B, invece è bella tenace, quindi la riduzione alla fine è minima. Diciamo che non abbiamo il prodotto completo, ecco, abbiamo un prodotto sano, un prodotto ben conservato, ma non completo. Non completo, ecco, da un punto di vista nutrizionale, scegliere il prodotto di stagione è sicuramente molto più performante e fa bene a proprio alla salute, perché è pur vero che la frutta, la verdura, le specie ittiche si adattano alla stagione, ma lo fa anche il nostro corpo in funzione della luce, del clima. Quindi seguire questo andamento è fondamentale. Non da meno di questi tempi anche l'occhio al portafoglio, perché il prodotto di stagione, preso magari nei mercati chilometro zero, eccetera, alla fine si rivela molto spesso, se uno sa scegliere con attenzione, anche economicamente più vantaggioso. Sì, perché mi viene in mente anche il pesce, no? Perché molto spesso quando il pesce non è di stagione, ricordate che ogni pesce ha la propria stagionalità, il pesce viene importato. Esatto. Quindi il fatto è che è comunque magari un pesce buono, sano, niente da dire, ben conservato, però non è quello dei nostri mari, quelli che, diciamo così, arriva nel suo periodo migliore, ecco. Bisogna tener presente, giustissimo quello che dici Leo,
Bisogna tenere presente però come fattore proprio chiave che come forzo magari frutta e verdura a crescere in un periodo magari che non è, quindi devo utilizzare magari pesticidi o altre sostanze che poi introdotte nel nostro corpo a lungo andare, si parla di tanto, ma possono creare anche delle intolleranze alimentari o dei deficit metabolici. La stessa cosa vale per i nostri pesciolini, per esempio, perché nell'allevamento ecco che le forzature magari vengono introdotte anche dei mangimi. Grazie mille, bello questo ripasso sulla stagionalità. Alberto Pivan, ci ritroviamo domani, noi torniamo in cucina. Siamo tornati in cucina, qui a Due Chiacchiere, pronti per completare questo piatto di questo piatto meraviglioso col pollo, le mandorle, la salsa di soia e soprattutto le susine, perché poi è questo l'ingrediente la particolarità in più, no? Questa, esatto, proprio questa firma, dolcezza spiccata. Allora, spegniamo il fuoco. Allora, a me piace tenerlo abbastanza brodoso, questo perché naturalmente possiamo servirlo anche accompagnandolo, non so, a del riso bianco, quindi se vogliamo fare questa abbinata, consiglio di lasciarlo un attimino più brodoso. In ogni caso, per non farlo asciugare eccessivamente, sì, io consiglio di aggiungere l'acqua, come dicevamo prima. Nel momento del servizio è chiaro che il sugo lo possiamo poi dosare noi. Tocco finale, un pochino di pepe. Non andrei ad aggiungere sale, come abbiamo detto prima, perché chiaramente la salsa di soia fa da protagonista comunque nel condimento del nostro pollo. Quindi poi lo andiamo ad impiattare in questo modo. Ma neanche nelle verdure e susine hai messo sale, vero? Lì abbiamo messo un pizzico di sale quando abbiamo iniziato a farle stufare. Le mandorle si saranno gonfiate un pochino perché chiaramente prendono il condimento, il sugo, l'acqua naturalmente che c'è in ogni caso presente nel piatto. Andiamo ad aggiungere chiaramente prima pollo e mandorle. E poi andiamo a scegliere invece le nostre verdure e a comporre il piatto poi di conseguenza. Che bella la salsina! Effettivamente anche aggiungendo l'acqua però non si va a rovinare l'effetto, quindi la salsa rimane bella densa. Poi guarda che bei colori, riesci proprio a giocare un pochino anche sulla parte cromatica in questo caso, perché i colori così accesi delle carote e delle susine per me sono stupendi. Piatto che deve essere buonissimo secondo me, ma per ora almeno è super invitante, quindi tra poco lo assaggeremo e insieme all'assaggio del piatto, perché non assaggiare un ottimo vino? Ecco, questo è vostro l'incarico, amici sommelier di Ice Veneto, diteci quale. Oggi ci ha raggiunto Lorena per il nostro appuntamento con Ice Veneto. Ciao Lorena, buongiorno, ciao. Ben ritrovata. Allora Lorena, oggi abbiamo questo piatto che prende spunto da un pollo alle mandorle orientalizzante, quindi salsa di soia, le mandorle, però abbiamo anche un elemento particolare, quindi le susine abbiamo utilizzato. La tua proposta per oggi? Allora, l'abbinamento che ho voluto fare oggi andava a concordarsi con questa aromaticità del piatto che tu hai preparato e con l'intensità e poi anche la persistenza di questo vino bianco che ho scelto. E si tratta di un Lugana che viene prodotto nel versante bresciano del Lago di Garda, quindi ci troviamo in questo contesto dove le colline moreniche del Lago di Garda sicuramente sono ideali per la viticoltura, ma anche il clima stesso che favorisce la maturazione delle uve. Tra l'altro il vitigno da cui proviene, che è questo Trebbiano di Lugana o Turbiana come localmente viene chiamato, è particolarmente versatile e quindi mi permette di avere sia dei vini freschi, giovani e come questo che abbiamo abbinato al tuo piatto, e sia dei vini che a seconda della maturazione, quindi magari una vendemmia che può essere effettuata anche a piena maturazione delle uve, mi possono magari concedere dei passaggi in botte piuttosto che delle realizzazioni di vini dolci o passiti. E colore, come vedi, è molto chiaro, disposto su una tonalità giallo paglierino, ancora con dei riflessi verdolini, e profumi che richiamano sicuramente l'agrume, la polpa di frutta a polpa bianca e anche una leggerissima sensazione di erba aromatica. Il sorso
è disposto sulla freschezza e sulla sua sapidità, e questa piacevolissima persistenza, che riesce sicuramente a concordarsi con il piatto che hai preparato, mi favorisce anche l'assaggio del vino. Molto bene. Lorena, mi raccomando, non scappare. Io adesso vado a preparare un dolce, quindi noi ci vediamo tra poco. Io adesso torno a cucinare. Bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Noi ci siamo già mangiati il pollo, che era tanto tanto buono, e adesso invece è il momento di un dolce, esatto, di un dessert, di concludere il pasto con una piacevolezza e un'originalità tipiche del nostro Marco Calzolari. Ti sto prendendo in giro. Grazie. In tutto mille. Questo faremo questo dolce. Grazie. Al bicchiere, no? Si può dire. Sarà così? Sarà un dolce al bicchiere, esatto. Sono gli ingredienti di un classico dolce ormai conosciutissimo, quindi ricotta e pere, però appunto lo andiamo a fare in una versione molto più veloce, molto più rapida, anche proprio da ultimo minuto, quando gli amici si invitano a cena. Perfetto, se avete anche voi degli amici così che vi invadono la casa, pronti per questa ricetta. Allora, ingredienti necessari: 4 pere Williams, 500 g di ricotta misto pecora, 100 g di panna fresca, 100 g di zucchero, poi 50 g di nocciole, 60 g di zucchero di canna, 100 g di farina zero, 80 g di burro, sale, rum, cannella e estratto di vaniglia. O la vaniglia, la bacca di vaniglia, se utilizzate quella, ma l'estratto. Sì, noi adesso spesso stiamo consigliando l'estratto, proprio perché comunque quando lo si ha in casa è più pratico, non bisogna aprire la bacca, quindi è anche più veloce. Allora, primo passaggio, andiamo a preparare una sorta di crumble, quindi la parte che resterà davvero croccante all'interno di questo bicchierino, e la prepariamo con le nostre nocciole, in questo caso nocciole intere, le andiamo a tritare dentro il nostro mixer con la farina, va messa tutta quanta in questo caso perché è comunque poca, sì. Andiamo a mettere il burro, meglio se freddo, mettiamo tutto quanto assieme. Utilizziamo appunto o un cucchiaino di estratto di vaniglia, oppure se abbiamo la bacca è più che sufficiente metà bacca in questo caso, quindi non ne serve tantissima, serve proprio solo per dare un profumo quando poi andiamo a cuocere il nostro crumble. Sì, perché in questo caso l'aroma di vaniglia non è il sapore o comunque il profumo principe, esatto, è solo un appoggio. Va ad accompagnare tutti gli altri sapori. Zucchero di canna. Che si chiama come? Che ce l'avevi già insegnato? Questo è quello moscovado, quindi è uno zucchero molto farinoso, come giustamente ricordavi nell'altra puntata, è quello che sembra muoversi quando l'abbiamo nel barattolo. No, ma voi provatelo a casa, lo mettete in un barattolo, non riempite il barattolo completamente, vedrete che quando aprite il coperchio si crea una specie di, come si dice, di cratere, vero? Un piccolo cratere e si muove, vabbè, insomma è una... Diverte solo me? Ecco qua. No, perché in studio è arrivato un entusiasmo. Anche i bambini. Per questa mia rivelazione, grazie. Allora Leo, per preparare il crumble, sai che in realtà deve essere proprio un composto a briciole, quindi vedi che con un pochino di violenza e qualche mossa del frullatore abbiamo già ottenuto quello che è il nostro impasto. Lo riversiamo su una placca da forno rivestita con la carta. Sì. E andiamo non a compattarlo, ma a sbriciolarlo ulteriormente. Questo è un toccasana, secondo me, quando abbiamo proprio i dolci veloci da fare, perché basta davvero sbriciolarlo, resta naturalmente in consistenza quasi da... Da cosa croccante, certo, quasi anche da muesli volendo, con la frutta secca. Lo possiamo anche preparare in abbondanza e lo teniamo in una scatola ben chiuso, così lo possiamo comunque anche recuperare in un dolce successivo se per caso non lo utilizziamo tutto quanto. Se no l'ho mangiata a colazione. Se no l'ho mangiata a colazione all'interno dello yogurt. Sì, al posto della granola. Anche. Ecco. Adesso lo mettiamo in forno, resterà in forno un 10-12 minuti. Quando si sente il profumo e resta bello dorato, vuol dire
dire che è pronto. Quindi 10-12 minuti circa, quanti gradi? Più o meno? 190-200, okay, per appunto 10-12 minuti. Adesso andiamo, quante sono? 2-3 preparazioni in tutto? Sono 3 preparazioni, sono tutte abbastanza veloci. Passiamo direttamente alle pere. Le pere in questo caso io consiglio le Williams perché sono quelle che hanno la buccia un attimino più sottile. Però se decidessimo di utilizzare anche delle altre pere, va bene, ma cerchiamo di togliere la buccia in quel Senti, caso. Senti, le usi tutte le pere? Sì, direi che in questo caso le possiamo anche utilizzare tutte quante. No, scusate, facciamo dadini. Vado un attimo in cucina perché non vale. Ho già capito che ne vuoi tutta, una fettina. Io ne volevo un pezzettino, eccole qua, assolutamente buone. Poi le pere Williams hanno una storia, in realtà, non tanto della pera in sé, ma proprio il nome pera Williams. Raccontami. Se la sono giocata tra di loro, sì. Si sono praticamente, diciamo così, rimbalzati il nome, perché in realtà la pera Williams, che ha origini inglesi, cosa ha fatto? La seconda metà del Settecento venne, diciamo così, scoperto questo frutto, comunque isolato, tra virgolette, no? Il seme. Dopodiché non fu uno che si chiamava Williams, ma un certo Weller, che era il maestro di una scuola elementare. Dopodiché chi presentò questo frutto a una fiera, con grande orgoglio, fu Mr. Richard Williams, che era un vivaista, ok? E quindi lui cominciò a promuovere questa pera in Inghilterra. Dopodiché, cosa succede? Che un mercante inglese smercia i semi di questa pera, di questa tipologia di pera, negli Stati Uniti, ok? E questo fattore statunitense, Thomas Brewer, dice: oh, che meraviglia questa pera, quanto è buona, alla fine, praticamente lui pianta queste pere, il terreno è stato ceduto a un altro proprietario, il quale dice: che buona, come si chiama? Non lo so, gli do il mio nome. Okay. Quindi le chiamarono le pere di Bartlett. A un certo punto lui andò ad un mercato e arrivarono le pere Williams dall'Inghilterra. Lui disse: ma io non ho mai sentito le pere Williams, le voglio assaggiare. E da lì si rese conto che erano le stesse delle sue. E quindi, che fregatura. No. E quindi poi è risalito da tutto quanto e ovviamente la denominazione è stata data rendendo onore a Mr. Richard Williams e quindi con il nome originale. Pensa che cosa, uno pensava di aver scoperto la cosa più buona chissà del mondo. Chissà che cosa, invece, no? Sì, non sono stati dei bei giorni per il signor Bartlett. Direi proprio di no. Io mangio. Allora Leo, in questo caso andiamo appunto a fare una dadolata grossolana con le nostre pere. Iniziamo a scaldare la padella. Queste adesso le andiamo a caramellare con metà dello zucchero semolato, quindi andiamo ad utilizzare metà del nostro zucchero, le cospargiamo per bene. Allo zucchero aggiungo anche in questo caso un pizzico di cannella. Non deve essere tantissimo, deve essere proprio un'idea, quindi non abbondiamo in questo caso, anche se magari ci piace, perché rischiamo di coprire gli altri sapori che andiamo ad utilizzare all'interno di questa preparazione. Ok. Adesso alziamo magari un pochino la fiamma. Sono buoni, sono fresca, non so sta freschezza. Tra l'altro siamo abituati a vedere anche molte pere Williams, soprattutto quelle statunitensi, che hanno la buccia più giallo-rossiccia. Ma lì è proprio semplicemente l'esposizione al sole. Si sa che in California c'è una forza del sole, un'esposizione al sole diversa rispetto magari all'Europa, certo, comunque all'Italia. Quindi sono le stesse identiche pere, cambia solo ovviamente l'esposizione, non è che cambia la qualità. Abbiamo preso un bicchierino di rum, in questo caso lo utilizziamo subito e aggiungiamo anche un paio di cucchiai di acqua in modo che le nostre pere diventino un pochino morbide, quindi le dobbiamo proprio fare anche stufare, quindi lasciamole sempre con una base di liquido in modo che restino belle morbide e diventerà quasi, non dico una composta perché comunque voglio che i dadini restino belli visibili, però chiaramente si devono ammorbidire a dovere. Anche perché la pera Williams è croccante, no? Ha questa caratteristica, quindi sarebbe un peccato perderla, esatto, in cottura. Ultima preparazione, ci portiamo avanti su quella che sarà proprio la crema, quindi la parte naturalmente un pochino più scioglievole di tutto il piatto. Abbiamo la panna, in questo caso non è zuccherata, e infatti abbiamo ottenuto la metà dello zucchero che non abbiamo impiegato nelle pere. Possiamo già unire anche lo zucchero e adesso le montiamo lievemente con le fruste elettriche.
Quindi state attenti a non utilizzare panna già zuccherata, o se si usa la panna già zuccherata. Se si usa magari la panna già zuccherata, anche se in quel caso di solito è la panna vegetale che ha già lo zucchero aggiunto, ecco, andiamo ad omettere una cinquantina di grammi dallo zucchero che abbiamo segnalato, lo mettiamo solo nelle pere, non lo mettiamo effettivamente nella nostra preparazione della panna e ricotta. Montiamo un pochino. Allora, la cosa che se vi capiterà, insomma, il... tra l'altro, insomma, per Williams abbiamo parlato dell'Inghilterra, prima abbiamo parlato della seconda metà del Settecento, ma in realtà le pere come frutto sono conosciute già ovviamente addirittura dall'antico Egitto, e un grande successo avevano anche tra i greci, i romani e quindi anche tra i cinesi, quindi era molto conosciuto come frutto e molto utilizzato. La cosa riguardante il nome che si diceva prima, se volete e siete in giro per il mondo, perché in tutti i paesi viene usata la denominazione Pera Williams, alcuni la chiamano Pera Aldermaston, che praticamente è il nome del villaggio inglese in cui colui che l'ha scoperta, l'insegnante delle elementari che dicevamo prima, ha isolato per la prima volta il seme. Oppure la pera Bon Chrétien, Chrétien, scusa, perché è francese, adesso se, che pronuncia Chrétien, credo di aver fatto dei danni e aver rovinato un idioma in due secondi, praticamente che ne attribuisce la paternità in realtà ad un italiano, Francesco Di Paola, che era un guaritore calabrese giunto alla corte di Luigi XI in Francia, che curò proprio il sovrano con un seme di questa pera, assurdità, e alcuni la chiamano invece pera Good Christian, ovviamente per tradurre in inglese questo Bon Chrétien, che era la tradizione francese. Pensa che caso, vedi una pera Williams. La pera, insomma, ok. È tutto per un frutto, esatto. Passiamo alla ricotta. In questo caso la ricotta io consiglio di non utilizzare quella solo vaccina, ma un misto pecora, perché dà comunque un pochino più di carattere. Effettivamente la ricotta e pera normalmente viene preparata sempre con una ricotta mista, va bene anche quella di bufala se vogliamo un sapore un pochino più deciso, ma la misto pecora secondo me è quella più indicata. È buonissima. La facciamo scolare per bene, noi l'abbiamo già strizzata un pochino, adesso cerchiamo di eliminare eventuale altro liquido in eccesso. Qui le soluzioni sono due: o lavorarla un pochino a mano, un pochino a mano nel senso con una spatola comunque, e un pochino con la frusta, se ci piace un risultato magari un attimino più grumoso, ok? Se vogliamo invece una crema assolutamente liscia, la ricotta sarebbe meglio lavorarla al setaccio, quindi prendiamo praticamente un colino a maglie medie e andiamo a ripassare la ricotta. A me sinceramente piacciono tutte e due le versioni, però devo essere sincero, nella versione torta mi piace di più con la ricotta più fine, quindi molto cremosa. Nel bicchiere invece non mi dispiace che ci sia un attimino più di corpo, quindi in questo caso io non la vado a passare al setaccio, ma la lascio comunque così un attimino più naturale. Anche perché, correggimi se sbaglio, però a livello di impiattamento, no? A livello di composizione della ciotolina, del bicchierino, avere una ricotta che ha più sostegno anche a livello di struttura ti permette di presentarlo anche meglio, no? Sì, lo vai ad articolare meglio rispetto alla soluzione un attimino più fine. Allora, il crumble è in forno, le pere stanno finendo di cuocere e la crema è praticamente pronta. Allora, noi facciamo così, finiamo queste preparazioni e poi ritorniamo per vedere, insomma, assemblare questo dessert. Quindi vi lasciamo a pochissima pubblicità, rimanete con noi, tra poco il tutto finisce. Ricotta e pere al bicchiere, questa era la ricetta con cui noi vi abbiamo lasciato, anche un po' in sospeso perché abbiamo fatto le tre preparazioni, quindi il crumble, le pere che vengono caramellate e la nostra crema di ricotta. Adesso andiamo semplicemente a comporre. Anche perché noi le abbiamo assaggiate singolarmente, adesso aspettiamo che tu ci prepari questa cosa. Allora, il crumble, soprattutto quando esce dal forno, è bene schiacciarlo un pochino con la forchetta, in modo che andiamo a sbriciolare eventuali pezzettoni che restano un pochino più grossolani. Lo disponiamo un po' sul fondo delle coppettine o dei bicchieri che abbiamo scelto.
Sì, poi ognuno ovviamente magari se vuole fare piccole porzioni, grandi porzioni. Sì, dipende anche dall'occasione. Sai, questa è una ricetta che secondo me anche per dirti in un buffet riesce sempre molto, molto molto bene. Andiamo con la crema di ricotta. Io per comodità l'ho messa nella sac à poche, perché così riusciamo ad impiattare anche meglio. Senza poi non dover correre ai ripari con il tovagliolo cercando di pulire il tutto. Il tutto, guarda che bella grossolana, proprio spumosa. Sì, ti dico, in questa versione a me piace molto di più, così un pochino più rustica, diciamo. Poi la nostra dadolata di pere, caramellate, però sempre belle croccanti. Poi anche le temperature sono diverse. Beh, il crumble lo fai raffreddare, ovviamente. Il crumble si va utilizzato comunque freddo, ed è proprio la parte più croccante in realtà, anche perché ricordati che abbiamo utilizzato le mandorle. Certo, è vero che vengono tritate, però insomma c'è sempre la presenza di qualcosa di altamente masticabile, in questo caso è bello croccantino. Poi ultima parte, andiamo, scusa, le nocciole, mi è venuto in mente le nocciole, non le mandorle, perdonami. Ho sentito una vocina che mi diceva no! Nocciole, senti una cosa, invece adesso lo andiamo a decorare, tra l'altro visto che hai preparato anche... Guarda, decorare basta secondo me utilizzare una pera, cerchiamo di sfruttare proprio la parte centrale, perché in realtà diventa proprio la cosa più decorativa, quindi è come se ci fosse proprio anche l'identità del frutto nella decorazione. Qualche nocciola qua e là la lasciamo naturalmente intera in purezza. Perfetto, che bellezza, bravo Marco Calzolari come sempre. Grazie. Adesso sentiamo i nostri sommelier di Ice Veneto quale vino ci propongono in abbinamento. Momento del dessert, ci ha raggiunto nuovamente Lorena qui con noi oggi per Ice Veneto. Allora Lorena, abbiamo rivisitato questo super classico della pasticceria italiana, quindi la ricotta e pere. Gli elementi principali sono le pere naturalmente, la ricotta e le nocciole. La proposta che ci porti oggi per questo dessert? Allora, come ben sai e come del resto sanno benissimo anche i nostri amici a casa, abbiamo fatto un abbinamento per concordanza dove in qualche modo la dolcezza del dessert che tu hai preparato va a incontrare la dolcezza, con la dolcezza del vino. Di questo vino, che si tratta di uno spumante dolce dei Colli Ugani e quindi che viene preparato con del moscato giallo. Okay. Guardiamo subito il suo colore, che è veramente molto lucente, ma soprattutto ci fa anche vedere queste bellissime bollicine che risalgono verso la superficie del calice e che ci regalano, sotto l'aspetto olfattivo, dei fragranti profumi di fiori di frutta, molto accattivante. Proviamo ad assaggiarlo insieme. E questa piacevole sensazione dolce, accompagnata dalla freschezza, da questa acidità e anche dall'effervescenza, è piacevolissima. Abbiamo utilizzato questo calice, però pensa, avremmo potuto utilizzare anche la coppa champagne, che magari andava soprattutto a enfatizzare questi profumi, e perché del resto anche lo stesso champagne nasce come un vino dolce. E poi del resto questo è un vino che viene prodotto all'interno della nostra regione, quindi in provincia di Padova, e non possiamo che parlare della nostra guida. Si scrive Vinetia, si pronuncia Vinezia, la potete consultare all'interno del nostro sito per trovare magari qualche abbinamento sfizioso da preparare poi a casa. Benissimo, grazie Lorena per questi consigli preziosissimi, noi ci rivediamo naturalmente anche domani, mentre io adesso ritorno da Leo. Siamo arrivati ai saluti finali, si conclude questa nostra puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Allora, caro Marco, a te ripresentare questi piatti meravigliosi che abbiamo fatto insieme. Volentieri. Perché c'ero anch'io, quindi sì, io mi prendo anche tu, mio ninnino. Allora, siamo partiti con il nostro pollo, molto semplice, cotto con le mandorle, la salsa di soia e, mi raccomando, salsa di soia stemperata con la fecola di patate. Le verdure, quindi porro, carota, passate in padella, stufate lievemente con le susine tagliate in quarti. Che buono. L'altro piatto, naturalmente uno per Leo, uno per Leo e uno per Leo. Certo, abbiamo fatto questa ricotta. Fatto il terno all'otto proprio. Abbiamo preparato questa ricotta e pera semplicissima perché l'abbiamo fatta appunto al bicchiere. Quindi crumble bello croccantino fatto con le nocciole. Abbiamo una pera spadellata invece con lo zucchero e la cannella.
e questa crema di ricotta semplicissima con la panna, la ricotta e un tocco di zucchero. Allora io non so se nella smorfia ci sia il numero che corrisponde alle pere, alla ricotta, perché insomma se lo trovate andate a vedere la smorfia napoletana, magari c'è l'abbinamento col numero, giocate questi due numeri, magari ci abbiamo azzeccato, esatto, ok? Quindi quella percentuale. No, quella percentuale, se avete vinto siamo felici. Allora vi salutiamo, vi ricordiamo che ritrovate tutto sui nostri social, Instagram, Facebook e anche su YouTube. Che dire, Marco, a domani, ci come domani. Sempre. Prossima puntata, ciao, ciao a tutti. Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.